Ciao a tutti poracci, continua la settimana dedicata alle 3. Dopo aver visto i migliori e i peggiori momenti di Nintendo alla Fiera Los Angelina, ho deciso di allontanarmi dalla casa di Kyoto per una piccola ricognizione storica nel tentativo di spiegarvi perché, secondo me, quello delle 3 è un momento emozionante e fondamentale per tutta l'industria videoludica, soprattutto durante un passaggio generazionale. Oggi quindi ritorneremo indietro nel tempo fino al 2013, anno in cui Sony e Microsoft presentarono in modo definitivo i loro nuovi hardware, dando vita ad una console war finita ancor prima di iniziare. Prima di capire quindi che ruolo avrebbe potuto giocare quest'anno l'Electronic Entertainment Expo, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche. Iniziamo! L'E3 2013 fu un vero momento risolutivo per l'industria dei videogiochi e i due colossi, Sony e Microsoft, si ritrovarono a raccogliere i frutti di quanto seminato in precedenza. La settima generazione di console si era sviluppata in un modo del tutto inaspettato, aveva visto il predominio dell'Xbox 360 nei confronti della PlayStation 3, che si ritrovò in una posizione di svantaggio per quasi tutto il suo ciclo vitale. La console pagava le scelte aziendali di Sony, che sicura degli ottimi risultati ottenuti con PS2, si era posta in modo trasversale rispetto al mercato. Piuttosto che uniformarsi agli standard del settore, come fece Microsoft, l'azienda giapponese preferì scommettere su un'architettura tremendamente complessa, rendendo così PlayStation 3 un hardware di difficile approccio per gli sviluppatori. Microsoft, dal canto suo, grazie a una politica aggressiva, fatta di prezzi contenuti, un'ottima infrastruttura online e una migliore gestione dei titoli multipiattaforma, riuscì a mettere in crisi il predominio di Sony, dopo due generazioni di strapotere assoluto. In 7 anni, piano piano, Sony riuscì ad aggiustare il tiro, grazie a dei significativi cali di prezzo e una netta espansione della lineup che riuscì ad accogliere numerosi AAA anche in esclusiva. Così facendo, PS3 pareggiò i conti con Xbox 360, ma ancor più importante, questi anni in risalita avevano costretto Sony a ripensare il suo rapporto con gli sviluppatori e con il suo pubblico. Il progetto PlayStation 4 nacque proprio da questa esperienza, affinché non si ripetessero gli stessi errori fatti in passato. A inizio 2013 ci furono due eventi fondamentali in preparazione a quello che sarebbe stato lo scontro finale delle tre. Il 20 febbraio Sony aprì ufficialmente le danze, invitando i giocatori a vedere il futuro. Sebbene la console non fu mostrata direttamente, i segnali di Sony furono più che positivi e ben accolti dall'utenza. Mark Cerny mostrò il nuovo controller, svelò Knack e ci fu anche un primo sguardo ad alcune esclusive come Infamous Second Son e il nuovo Killzone. Ma soprattutto, molti big del settore si presentarono per annunciare il loro pieno supporto al progetto. Il 21 maggio invece fu il turno di Microsoft. Proprio come accaduto recentemente con Series X, il colosso dell'informatica colse tutti di sorpresa, mostrando la forma definitiva dell'apparecchio di cui fu svelato il nome, Xbox One. Purtroppo, a mancare furono proprio i giochi, e la presentazione si concentrò principalmente sulle capacità da media center della macchina e sul nuovo Kinect e la sua integrazione con i comandi vocali per la Live TV. L'evento fu accolto con grande diffidenza dal pubblico, non solo infastidito dalla assenza dei giochi, ma anche da delle dichiarazioni che misero in allerta tutta l'utenza. Microsoft contava di dotare One di un sistema di protezione che avrebbe controllato le licenze dei giochi tramite la connessione ad internet. Sebbene i portavoce dell'azienda garantirono che non ci sarebbe stato bisogno di una connessione continua, questi introdussero l'idea di un check periodico e obbligatorio ogni 24 ore, la cui mancata esecuzione avrebbe fatto smettere di funzionare i giochi. Inoltre, a indignare ulteriormente il pubblico, ci pensò alla politica riguardante i giochi fisici. Questi sarebbero stati legati alla gamertag del proprietario, rendendo a conti fatti impossibile il mercato dell'usato. Insomma, internet era sul piede di guerra, pronto a boicottare Microsoft e le sue politiche anticonsumatore, e Sony si trovava finalmente in una posizione di netto vantaggio. Le 3, ora più che mai, avrebbe giocato un ruolo fondamentale. Il 10 giugno 2013 si svolsero le due press conference e prima fu il turno di Microsoft in mattinata. Questa volta fu dato risalto ai videogiochi, mostrando esclusive di peso come Rise Son of Rome e Dead Rising 3. Phil Spencer poi annunciò il lancio per novembre dello stesso anno, comunicando, nel gelo più totale, il prezzo della console, $400 in America e €400 in Europa. That Xbox One will launch this November in 21 markets around the world at $499 in the US and €499 in European markets and 429 pounds in the UK.
un prezzo troppo elevato che, unito alle politiche per niente rassicuranti in fatto di licenze di utilizzo e mercato dell'usato, affossò una presentazione tutto sommato decente. Ma ora era il turno di Sony. I want to see a system that doesn't focus on television and anything else other than games. I mean, all that stuff is a nice bonus. I know what you're talking about. I think you do. Dopo un'introduzione dedicata a PS Vita e PlayStation 3, fu mostrata per la prima volta la console, graziata da delle forme molto più squadrate e razionali rispetto a PS3. La bontà del progetto fu confermata dal massiccio supporto ricevuto dagli studi esterni. La situazione, rispetto alla generazione precedente, si era completamente capovolta e tra esclusive first party, titoli indie e produzioni AAA, PS4 era pronta a partire nel migliore dei modi, con una ludoteca che avrebbe accolto un totale di 140 titoli nei primi anni di vita. L'entusiasmo in sala era palpabile. Sony aveva capito il suo pubblico ed era pronta a sorprenderlo esaudendo ogni suo desiderio. Tutto stava andando per il meglio, ma il vero punto di rottura avvenne quando il CEO di Sony of America, Jack Tretton, salì sul palco e distrusse definitivamente la concorrenza. Prima annunciando che PS4 avrebbe supportato appieno il mercato dell'usato. PlayStation 4 won't impose any new restrictions on the use of PS4 gamers. When a gamer buys a PS4 disc, they have the rights to use that copy of the game. They can trade in the game at retail, sell it to another person, lend it to a friend, or keep it forever. E poi confermando che non ci sarebbe stato bisogno di alcuna connessione ad internet per giocare anche in single player. PS4 won't require you to check in online periodically. And it won't stop working if you haven't authenticated within 24 hours. Come potete notare, il pubblico era letteralmente in delirio, ma aspettò a Andrew House l'onore di chiudere i giochi annunciando il prezzo della console, trasformando il confronto con Microsoft in una vittoria a mani basse. I'm very proud to announce that PlayStation 4 will be available at $399. Si può dire che da questa conferenza nacque il mito di PS4. PlayStation era ritornata a dominare i sogni dei giocatori di tutto il mondo, mentre Xbox si trovava in una posizione difficilissima, uno svantaggio che avrebbe accusato fino ai giorni nostri. Sony si ritrovò addirittura a scherzare trionfante sulle sue politiche vincenti, e Microsoft, con una grandissima ammissione di colpa, fu costretta a ritrattare punti su cui sembrava inamovibile fino a poco prima. Questa storia, insomma, era per farvi capire l'importanza che un evento come quello dell'E3 ha da sempre ricoperto all'interno del mercato. Le conferenze di Sony, Microsoft e Nintendo non escono fuori dal nulla, ma sono i punti di arrivo di percorsi iniziati anni prima, e con la next gen alle porte, l'edizione del 2020 poteva diventare, proprio come 7 anni fa, un momento decisivo per ristabilire gli equilibri tra le aziende. Con una Sony che dosa col contagocce le informazioni e una Microsoft super aggressiva, ma che fatica a catturare l'attenzione del pubblico, in quel di Los Angeles ne avremmo potuto vedere delle belle. Certo, ci saranno i Direct, gli State of Play e gli Inside Xbox, ma manca quel senso di evento fisico, di vetrina di esposizione, anzi di campo di battaglia, dove i big scendono in prima linea per mostrare i muscoli. Nell'attesa che tutto quanto si risolva, la next gen ci sorprenda e l'E3 ritorni nel 2021, io vi ringrazio per essere arrivati fino qua in fondo e vi invito a lasciare un like se avete apprezzato il video e a iscrivervi al canale se siete nuovi, attivando ovviamente la campanella delle porotifiche. Io sono il Poro Michele, dall'E3, ciao!